Serata di beneficenza nel nome di Michele De Gruttola per mantenere vivo il ricordo del giovane morto in un incidente stradale a 29 anni nel 2001, familiari ed amici hanno istituito il memorial giunto alla 16ª edizione con lo scopo di raccogliere fondi per i bambini bisognosi, un'associazione no profit che sovvenziona i lavori di un centro di accoglienza nel nord-est del Brasile. Riusciamo a mantenere ancora oggi un centro attivo in Brasile dove vengono gestiti, assistiti diversi bambini. È una scuola, in realtà è un refettorio dove possono mangiare, quindi possono educarsi prima di tutto e poi anche avere la prima assistenza igienica e quant'altro. Ci stiamo espandendo con dei locali a fianco dove vengono fatte le palestre delle attività sportive. Il nostro scopo attuale è quello di mantenere questo centro, ma anche di cominciare a collaborare su quello che è il territorio. Il nostro spirito è quello di aiutare i bambini in difficoltà, i bambini poveri nel mondo. Quindi ci stiamo anche guardando intorno perché vogliamo dare anche una mano alla situazione un po' precaria che si sta verificando nel nostro paese, per cui partecipiamo con altre associazioni attraverso dei piccoli contributi, quali per esempio la raccolta dei fondi per la realizzazione, che ne so, di piccole opere tipo l'IOS, abbiamo collaborato con l'acquisto del camper, piccole cose, vogliamo così agire anche sul territorio, ci stiamo guardando intorno. Proprio bimbi erano la gioia di Michele, uomo semplice, generoso e con grande voglia di vivere. Sabato sera al ristorante Incontro di Ariano Irpino si è tenuta quindi la serata di beneficenza all'insegna della solidarietà.